mia, quante buche, ecco. Sono contento che stiamo per fare il ponte sullo stretto di Messina, così almeno abbiamo la certezza che le buche dell'E45 che noi conosciamo da 20 anni rimarranno intatte in tutto il loro splendore. E io purtroppo sono un po' vecchiotto, qualche anno, e ricordo che quando ero ragazzino, ma piccolo insomma, no? Però già leggevo i giornali, ero un piccolo mostro, diciamo. E vedevo che praticamente ogni... Ma come l'andava? Vabbè, che poi abitava a Castro, che potevo fare? Dica. Mi domandavo, ma qua è tutto stato, quando io avevo 10 anni, era tutto stato. Sì. Si è completamente rovesciata la situazione. La situazione si è rovesciata. Adesso bisognerebbe capire se stiamo meglio adesso o se stavamo meglio prima. Lei che ne pensa, professor? Beh, insomma, io ricordo che quando ero giovane avevo vissuto in un'epoca dorata, infatti quelli un po' più giovani di me mi dicono ma almeno tu hai vissuto un momento buono, io da quando sono nato invece sto in mezzo ai casini. Questo dice il popolo, ma guarda, certo, quale ingratitudine verso i governanti. Io ricordo che per una decina d'anni dopo che ci hanno affidati al mercato, che con la sua efficienza ti sta salvando tuo malgrado da te stesso, che per di più sei pure del sud o del centro-sud e quindi sei improduttivo per definizione. Attenzione ironia, lo metti qua sotto, se no qualche fesso. No, perché certo. Secondo me, che cosa è cambiato? È successo in particolare in Italia che siamo andati incontro ad una stagnazione progressiva della crescita che secondo la teoria economica potrebbe anche avere una componente fisiologica, ma che secondo me nel caso dell'Italia in realtà ha alcune componenti patologiche. La componente fisiologica quale è? È chiaro che un'economia matura non può aspettarsi di crescere per sempre ai tassi di crescita che può sostenere un'economia in via di sviluppo. Quando sei nato te e anche quando sono nato io, per esempio in Italia probabilmente non erano neanche state fatte tutte le autostrade, quando sei nato te magari c'erano ancora delle macerie da qualche parte. Chiaro che quando c'è tanto da fare lo si fa, se ci sono tante cose utili da fare, ma questo poi ci riallaccia al punto di partenza, come vedrai, questa osservazione. Se le cose da fare sono cose utili, si cresce, l'economia cresce. Però piano piano l'economia, diciamo, prevede che si raggiunga uno stato stazionario, ma secondo me ha qualche problema concettuale e anche sotto il profilo proprio normativo di politica nel gestirlo questo arrivo a uno stato stazionario, e qui ci vorremmo anche riallacciare alla decrescita. In Italia però secondo me questo processo ha assunto caratteri patologici che secondo me sono dovuti non alle considerazioni che abbiamo svolto finora di una convergenza verso una crescita di lungo periodo guidata sostanzialmente da dinamiche di offerta, no? Nel senso che, come dire, all'inizio tu devi produrre molto e quindi dal lato dell'offerta dei beni hai delle dinamiche che ti sostengono lo sviluppo e poi piano piano queste dinamiche naturalmente si smorzano, no? Perché l'economia teorica è tutto il regno di queste belle curve lisce che poi arrivano a un loro culmine lì stanno. Noi abbiamo dei problemi dal lato della domanda da un sacco di tempo, fondamentalmente da quando siamo entrati nella zona del Marco Allargata, come la chiama il mio maestro Carlucci. Cos'è la zona del Marco Allargata? Lo sappiamo benissimo, è dal 79, quindi 79, 89, 99, 9, insomma ormai sono 30 e passa anni che noi cerchiamo di agganciarci al Deutsche Mark per vari motivi che ho esposto nel blog, che tutti conoscono, che stanno nei libri di testo. L'aggancio al Deutsche Mark che cosa ha determinato? Se tu ti vedi il post svalutazione salari, l'avevi visto sicuramente, si vede molto bene che nel momento in cui noi siamo entrati nello SME, da lì si è realizzata immediatamente una stagnazione dei salari reali, e questo ha determinato un primo problema di domanda. Mentre negli anni 70 i salari tutto sommato crescevano in termini reali, voglio dire in termini di potere d'acquisto, cioè salari diviso per i prezzi, dagli anni 80 in poi curva piatta. Perché? Ma è perché grosso modo lo sappiamo, perché inizia lì quel meccanismo ricattatorio che dice ai sindacati: l'Europa lo vuole,
nessun sindacato ha mai risposto e sti cazzi, l'Europa cosa vuole? Che diventate competitivi, per cui fatevi pagare di meno, vabbè, facciamo, se non lo facciamo sono a rischio i posti di lavoro, vabbè lo facciamo, questo è il dibattito al quale tu poi che sei in politica, io orecchiavo, perché io in realtà sono musicista, di queste cose me ne frega ancora meno che a te, ma tu che seguivi, che leggevi i giornali, cioè avrei visto scritto queste cose decine di migliaia di volte negli ultimi 30 anni, no? Perfetto, allora punto primo, stagnazione, vincolo esterno, stagnazione dei salari e quindi stagnazione dei consumi, di quella fonte di domanda lì. Questo è successo ovunque, ma altri paesi, tipo gli Stati Uniti, hanno risolto brillantemente il problema, come? Facendo schizzare verso l'alto il debito delle famiglie, che hanno sostenuto i consumi, come? Indebitandosi fino al boato, e vabbè, però sono cresciuto. Poi c'è stato un secondo punto, aggancio all'area del Marco Allargata, questo lo sanno tutti, perdita, lo dice lo stesso onorevole Prodi, lo dice il giornale della Confindustria, Il Sole 24 Ore, lo dicono i report della Confindustria tedesca, chi non ci crede viene sul blog e se li cerca e ci stanno. Questo ha determinato il calo di un'altra fonte di domanda, che è la domanda estera, perché i nostri beni sono diventati meno appetibili in termini di prezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Terza e ultima considerazione, regole europee di austerità, no? Il nemico è lo Stato spendi meno, di fatto cosa è successo? È successo che anche la spesa pubblica è stata fortemente ridotta, e quindi questo ha causato un terzo calo della domanda. Ora, questo, gli imprenditori seri, quindi non i tromboni della Confindustria da prima serata televisiva, quelli che stanno sul pezzo, che ogni giorno devono farsi un mazzo così per capire, aprirsi nuovi mercati, vendere, trovare nuovi clienti, sanno benissimo che per loro il problema della produttività non esiste, esiste il problema di a chi vendere a quello che producono. Ecco, quello che non viene capito generalmente è che l'economia non è una cosa fatta a cassetti separati, a paratie stagne, per cui o offerta o domanda. La domanda, ho cercato di farlo capire anche nel blog e lo sai, interagisce con l'offerta. La domanda stimola la produttività. Quando ci vengono a dire che noi siamo nei guai perché non siamo produttivi, non ci dicono tutto e in realtà non ci dicono proprio niente, perché non vogliono far capire che le condizioni di cronica e acuta carenza di domanda, nelle quali l'aggancio al progetto europeo, fra virgolette, ha messo l'Italia, hanno determinato condizioni di inefficienza, di scarsa produttività, e hanno retrocito quindi in modo perverso anche con le dinamiche del sistema produttivo. Questo è un po' il quadro della situazione. Naturalmente qualcuno, e qui chiudo perché tu sai che se mi togli il tappo io parlo, parlo fino a Santa Maria di Leuca e ritorno, quindi insomma. Però naturalmente poi esce sempre il solito liberista alle vongole, il quale dice: ah, ma il debito pubblico è esploso. Sì, certo è esploso, infatti è esploso per la spesa per interessi, perché l'aggancio europeo a che cosa ha costretto? Ha costretto a una politica monetaria estremamente restrittiva, che veniva giustificata sul fronte interno dalla necessità di controllare l'inflazione, ma che in realtà era motivata sul fronte esterno dalla necessità di evitare fughe di capitali e dalla necessità di mantenere un aggancio al cambio tedesco. Quando il tasso di interesse è... Visto che stiamo facendo inflazione, la spieghi poi meglio questa cosa? Perché noi eravamo costretti a inseguire la Germania con... Stiamo parlando debito pubblico, aggancio allo SME e le relazioni. Benissimo, allora ragioniamo un attimo su questo. Cosa comportava lo SME per noi? Lo SME era un sistema di cambi fissi ma aggiustabili, esattamente come lo era stato, fino a che non è esploso nel 1971, il sistema di Bretton Woods. La prima cosa che va capita quando si parla di cambio fisso, perché la gente non si rende conto di questo, giustamente, perché non me ne rendevo conto neanche io prima di studiarlo, è che il cambio non è fisso perché scende Mosè dal monte Sinai o il professor Fraioli, se del caso, dal monte Cairo e con un grande chiodone pianta sulle tavole della legge, no? Il valore del cambio che è quello. No,
non è una legge di natura, non è una costante di gravitazione universale. Il cambio è un prodotto dell'azione dei mercati e rimane fisso. Il cambio, cioè il prezzo di una valuta in termini di un'altra, è un prezzo che varia, e per farlo restare fisso occorre ogni giorno intervenire attivamente. Chi interviene attivamente sui mercati per mantenere fisso il cambio? La banca centrale del paese, che è interessato a mantenere fisso il cambio. E come lo fa? È molto semplice. Se, come in ogni mercato, se c'è eccesso di offerta di un bene il prezzo scende, se c'è eccesso di domanda il prezzo sale. La banca centrale interviene con movimenti compensativi, cioè se c'è eccesso di offerta compra, se c'è eccesso di domanda vende, e in questo modo riesce a mantenere il prezzo in equilibrio. In equilibrio è un termine grosso, diciamo che riesce a mantenerlo al valore obiettivo, che è la parità di cambio che è stata fissata. Queste parità di cambio come vengono fissate? Ma generalmente con accordi internazionali, come era nel sistema di Bretton Woods, come era nel sistema dello SME. Va anche specificato quando è che c'è eccesso di domanda o di offerta di una valuta. Normalmente una valuta viene domandata per comprare i beni del paese che la emette, cioè se io voglio comprare una Volkswagen, anzi no, non la voglio comprare, ma se la avessi voluta comprare 30 anni fa, avrei in qualche modo dovuto chiedere marchi, d'accordo? Adesso lasciate perdere che poi c'è il concessionario in Italia. Comunque quella è una transazione internazionale che viene regolata alla fine, anche se l'utente finale non lo vede e non lo sa, viene regolata in valuta estera. Qualsiasi domanda di un bene estero è anche domanda di valuta estera per regolare la transazione. Quindi le esportazioni in qualche senso sono una fonte di domanda per la valuta nazionale che tende ad apprezzarsi, le importazioni sono una fonte di offerta di valuta nazionale che tende a deprezzarsi. Fermo restando che esistono queste dinamiche legate al commercio, l'intervento sul mercato dei cambi per mantenere fisso nel day by day, diciamo, il tasso di cambio, deve avere degli strumenti più efficaci. Ora, i movimenti di merci sono più lenti dei movimenti di capitali, quindi lo strumento di azione della banca centrale sul mercato dei cambi generalmente è la regolazione, diciamo, del tasso di interesse. Perché? Perché il tasso di interesse rende più o meno appetibili i titoli del paese che li emette, a seconda di quanto sia più o meno alto. Nel momento in cui c'è bisogno di avere domanda della nostra valuta per sostenere il cambio, basta alzare il tasso di interesse e arrivano i capitali. Allora, mettiamola così. Quando eravamo nello SME, noi avevamo un termine di paragone che era la Germania, esattamente come oggi. Se il nostro tasso di cambio si abbassava al di sotto di un certo livello, i capitali in qualche modo cominciavano a defluire verso l'estero. Questo soprattutto quando, a partire dal 1989-1990, eccetera, eccetera, c'è stata una liberalizzazione. La fuoriuscita di capitali significa sostanzialmente domanda di valuta estera, offerta di valuta nazionale, e il cambio scendeva. Allora noi eravamo costretti a tirarlo su, d'accordo? Benissimo. Quando a cavallo fra nel 90 c'è stata l'unificazione della Germania, la riunificazione delle due Germanie, naturalmente era necessario riconvertire il sistema produttivo della Germania Est, che era antiquato, riconvertirlo come investendo tanti capitali, e ora si dà il caso che tutti quei capitali in Germania non c'erano, quindi la Germania inizia una politica di alti tassi di interesse. In due anni il tasso di interesse guida di riferimento del sistema tedesco si alzò di 2 punti. Chiaramente noi gli dovevamo stare appresso. Gli dovevamo stare appresso perché eravamo vincolati a rimanere in una banda di oscillazione. Perché eravamo vincolati a rimanere in una banda di oscillazione, e non solo, perché l'approccio ideologico di anche studiosi di grande spessore come Francesco Giavazzi, Marco Pagano, eccetera, eccetera, aveva suggerito questa idea che noi dovevamo assolutamente rispettare il vincolo di cambio, in quanto questo avrebbe reso i nostri governi più credibili e avrebbe consentito quindi loro di effettuare con maggiore incisività quelle politiche deflazionistiche delle quali avevamo bisogno, d'accordo? Questa era, diciamo, la giustificazione teorica. Poi, di fatto, questo ha significato un'ulteriore restrizione della... Ecco, qui siamo al Verghereto, dove come al solito c'è qualcosa che non va. Ecco, vabbè.
Guarda, guarda che bello. Fai vedere le erosioni. Al di là di questo, dell'episodio del 92, appunto, è eloquente perché ha significato diciamo, a valle dell'unificazione tedesca. Poi c'è stato infatti il crollo dello SME. No, ti faccio una domanda ingenua, però sì, scusami, ma anche se non fossimo stati vincolati a stare nella banda di oscillazione, se la Germania chiedeva molti capitali, evidentemente il costo di questi capitali sarebbe cresciuto comunque, anche senza l'obbligo di stare nella banda. Ma perdonami, se la Germania aveva bisogno di soldi, avrebbe tranquillamente, avendo bisogno di soldi, che fai? O avendo bisogno di qualsiasi cosa, se hai molto bisogno di qualsiasi cosa, semplicemente la paghi molto e sono fatti tuoi, sei tu che paghi molto. L'aggancio del cambio ha fatto sì che anche noi pagassimo molto. Cosa voglio dire? Facciamo un controfattuale, supponiamo che non ci fossero stati accordi di cambio. La Germania avrebbe, come dire, alzato il tasso di interesse per attirare capitali a casa sua, noi saremmo rimasti con un tasso di interesse un pochino più basso, ci sarebbe probabilmente stata una fuoriuscita di capitali, avremmo svalutato, avremmo però recuperato competitività e sarebbe ripartito, diciamo, il meccanismo esportazioni, moltiplicatore del reddito. Questo sarebbe successo. Invece è successa una cosa diversa. La Germania, e non avremmo alzato il tasso di interesse, la Germania ha alzato il tasso di interesse per difendere la parità del cambio, l'abbiamo dovuto alzare anche noi, non abbiamo svalutato, non si è attivato nessun meccanismo di moltiplicatore del reddito, si sono alzati gli interessi sul debito pubblico che è continuato a crescere a manetta fino alla crisi del 92 e poi si è messo stazionario, guarda caso, e in più abbiamo anche compromesso la dinamica degli investimenti interni adottando un tasso di interesse che era troppo alto per noi. Ma questa è tutta la storia dello SME dall'inizio ai giorni nostri, perché prima io ti ho parlato, e dello SME e dell'euro, prima io ti ho parlato della calo di domanda dovuto alla stagnazione dei salari, di quello dovuto alla stagnazione delle esportazioni, di quello dovuto ai vincoli sulla spesa pubblica, non mi hai fatto finire il discorso, poi lo finisco, ma c'è anche il calo di domanda dovuto alla stagnazione degli investimenti, perché per tutti gli anni 80 e 90 noi sistematicamente, fino a che, tranne il breve periodo in cui ci siamo sganciati, abbiamo dovuto tenere dei tassi di interesse troppo alti rispetto a quelli che convenivano alle logiche della nostra economia, mi riferisco in particolare degli imprenditori che vogliono fare investimenti o delle famiglie che vogliono acquistare la casa, perché dovevamo stare appresso alla politica monetaria tedesca. Questo era il concetto. Altrimenti, se non l'avessimo fatto, ripeto, si sarebbero scatenate massicce fughe di capitali verso la Germania e saremmo stati costretti a svalutare. E svalutare non si poteva perché? Perché eravamo in un accordo di cambi fissi. Questo è il concetto.